66, assente da lui. Siamo arrivati, annunciò il tassista. Questo è Padronanza, il quartiere dove se non usavo il navigatore non sarei mai arrivato. A stento riuscivo a scorgere le prime case di Padronanza attraverso gli alberi alti. Il quartiere si trovava a poco più di mezzo chilometro di distanza e un po' più in basso rispetto a noi. Mentre guardavo quell'agglomerato di povere case in lontananza, mi sentii stringere lo stomaco. Forse è quella là, pensai, la casa che avevo ricevuto in eredità. Ero arrivata nell'alluce della città, come mi aveva scritto mia nonna. Da bambina a New York, avevo sempre odiato i luoghi dove ero costretta a vivere, borghi poveri, fatti di case coperte da cartoni. Ero certa che avrei vissuto in posti simili per sempre, ma la nonna mi scriveva di no, che mi sbagliavo, e adesso che stavo in Italia, dove avrei dovuto vivere? Sempre in una casa povera. All'improvviso mi sentii mancare e, a poco a poco, rividi la figura di mia nonna nitida e presente, come se l'avessi avuta davanti a me, come la ricordavo. Mia nonna non somigliava a nessun altro della nostra famiglia. Tutti noi eravamo di carnagione chiara, ma mia nonna somigliava ad un'indiana, con il viso bruno e largo, e con gli occhi nerissimi, che scintillavano e ridevano. Ecco, in quel momento in cui non ero pienamente in me, mia nonna mi appariva così, come la conoscevo. Mi sembrò che il tassista mi chiedesse Qual è il numero della via? Io non risposi, ero assente da lui, ma non dormivo. Mi sentivo così anche da piccola, quando giocavo con le bambine che vedevo solo io. Chiesi qualche cosa alla figura di mia nonna, che non mi rispose e continuò a sorridermi. Lei era una medium ed era morta da poco. Il tassista continuava a parlarmi.